Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall, crop circles in. Bentrovati, come abbiamo annunciato questa puntata la dedichiamo a questo anniversario, il 4 giugno del 91, io insieme a Borsotti, Pier Giorgio e Beppere 30 anni fa eravamo al tribunale di Verbagna accusati di aver istigato a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, articolo 415 del codice penale, con il rischio di... Sei mesi fino a cinque anni di reclusione, e il tema era l'obiezione alle spese militari, il no alle tante, ai tanti soldi, alle spese che già allora nel mondo, in Italia erano e oggi sono anche cresciute. Ricordo solo che a oggi, nel 2020, l'Italia spende circa 40.000 euro al minuto. Per le spese militari. E allora dedichiamo un po' di tempo. Abbiamo recuperato dagli archivi di VCO Azzurro TV e ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questa puntata. Eh, sia l'intervista iniziale, come vedete, a Beppe Burdo che poi anche il servizio vero e proprio sulla giornata, sul processo. Ma oggi è anche il 4 giugno, non dimentichiamolo. Questa foto ci ricorda Piazza Tiananmen, il, la protesta soprattutto di studenti e non solo, era il 4 giugno 1989 con l'uccisione, la repressione dell'esercito cinese, non si sa quante centinaia, qualcuno dice migliaia di morti e tanti feriti. Quella foto ci ricorda l'impegno di tutti in ogni angolo della terra, contro la follia delle armi. Ma andiamo a quel 4 giugno 91 a Verbania al nostro processo. Abbiamo trovato Beppe Reburdo qui davanti al tribunale di Verbania, poco prima dell'inizio del dibattimento, che lo vede imputato insieme a don Renato Sacco, parroco di Arola e Cesara, e a Gian Piero Borsotti di Domodossola per istigazione, almeno questo è il reato a loro carico, alla disobbedienza fiscale. Pepe Reburdo è di Torino, Lombriasco più esattamente, è membro del Direttivo Nazionale del Movimento della Pace. Reburdo, eh, dunque anche la giustizia fa questi percorsi. Ma diciamo che per noi non è sorprendente questo, nel senso che sappiamo di operare in una situazione alquanto difficile dove... I problemi della pace vissuti seriamente a livello individuale e a livello collettivo sicuramente creano dei problemi e pongono questioni di coscienza anche alle istituzioni. In verità io personalmente mi sarei, non mi sarei aspettato che la giustizia si dovesse occupare ecco, di una realtà come quella della campagna di obiezione di coscienza alle spese militari quando essa è una scelta di carattere etico in modo, in modo principale e poi è una scelta così esplicita, così chiara, così finalizzata a far sì che eh, gli investimenti degli italiani vengano eh, in modo particolare indirizzati verso la pace e non, non verso la guerra, possa essere così oggetto eh, di una quasi perdita di tempo in un tribunale italiano che dovrebbe essere impegnato invece in cose molto più gravi e serie come i problemi della mafia, della camorra della delinquenza in generale eccetera. Ecco, eh, ieri sera prima eh, di, questo, di questa giornata eh, il Movimento per la Pace del Verbano eh, ha organizzato una serata qui a pochi metri al centro sociale Sant'Anna e beh, Marasso eh, ha detto in fondo Don Renato Sacco, Beppe Reburdo e Gian Piero Borsotti sono cittadini del mondo proprio perché ormai il rapporto tra nord e sud del mondo in relativamente allo sfruttamento delle ricchezze è un discorso difficile, è un problema da risolvere nel nostro secolo e per le future generazioni. Re Bordo, ti senti davvero cittadino del mondo? Sì, in verità io quando vedo delle terrificanti immagini per televisione dei bambini che muoiono di fame o di malattia o esiste il problema del colera o esiste il problema della guerra, mi domando come si possa in un mondo così interplanetario in cui praticamente viviamo in un villaggio globale, in un mondo interdipendente, si possa accettare di spendere anche una sola lira per le armi quando appunto ogni giorno muoiono di fame almeno 45.000 bambini. Piena soluzione perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza di cui il giudice Massimo Terzi ha dato lettura poco prima delle 13 di oggi al Tribunale di Verbania, al termine dell'atteso processo che vedeva in veste di imputati tre obiettori di coscienza alle spese militari. L'imputazione nei loro confronti era di aver istigato a disobbedire alle leggi di imposizione fiscale, invitando a non versare parte delle imposte dovute. I fatti a cui si faceva riferimento erano accaduti nel corso di un pubblico incontro a Villa Dossola il 15 maggio 1987. Imputati di aver violato l'articolo 415 del Codice Penale erano Beppe Reburdo, funzionario della provincia di Torino e responsabile piemontese dell'Associazione per la Pace, Pier Giorgio Borsotti, funzionario dei servizi sociali della Unità Sanitaria Locale 56 di Domodossola e don Renato Sacco, parroco di Arola e Cesara. Nel dibattito a Villa Dossola essi invitarono i presenti all'obiezione fiscale contro le spese militari e da qui è derivato il loro rinvio a giudizio. Già il pubblico ministero Salvatore Dovere ha chiesto la loro assoluzione in virtù di una recente sentenza della Corte di Cassazione e comunque il riconoscimento delle più ampie attenuanti. A sostegno della soluzione, gli avvocati difensori Grosso, Stefanetti e Kirco hanno citato la notevole e importante giurisprudenza in materia, in particolare le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, e la stessa genericità nel campo di imputazione, che di per sé avrebbe già potuto portare alla nullità del procedimento. In sostanza, si è dichiarato, gli obiettori hanno liberamente manifestato il proprio pensiero avvalendosi di un diritto garantito dalla Costituzione e nulla vi è nel loro comportamento che possa configurarsi come attentato alle istituzioni dello Stato. Una tesi che è stata poi pienamente accolta dal collegio giudicante e recepita nella sentenza. Il processo è stato attentamente seguito in ogni fase da un folto pubblico. Lo avevano preceduto alcune iniziative del coordinamento provinciale degli obiettori di coscienza alle spese militari. Nei giorni scorsi essi avevano inoltrato al Presidente del Tribunale di Verbania una lettera che esprimeva solidarietà e condivisione delle motivazioni e delle finalità degli imputati, sottoscritto da 24 associazioni. Ieri sera poi, al Centro incontro di Sant'Anna a Pallanza, si era svolto un dibattito pubblico sull'obiezione alle spese militari e per il sostegno della proposta di legge che offre al cittadino la possibilità di scegliere se finanziare con le proprie tasse una difesa armata o non armata. Una pacifica dimostrazione di sensibilizzazione e di solidarietà si è poi svolta questa mattina davanti al Tribunale, prima dell'inizio del processo. Sì, ecco, abbiamo rivisto anche volti, amici, persone che non ci sono più, qualcuno dice, ma avevi anche la barba un po' più scura, qualche capello in più, ma al di là dell'estetica resta la questione del porre la coscienza di fronte alla guerra, di fronte alle armi. E non dimentichiamo che in questi giorni, il 3 giugno del 63, era l'anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII. Tutti l'hanno conosciuto il Papa Buono, il Papa della Pace Minterris, che disse, alienum est razione, è fuori di testa, fuori da ogni ragionevolezza pensare di risolvere i problemi con la guerra. E allora Papa Giovanni ci accompagna anche ad ascoltare il nostro Don Angelo in vista della festa della comunione del Corpus Domini. Caro Don Renato, cari amiche e amici di Non di Solo Pane, ben ritrovati. Un breve pensiero in questo nostro incontro dedicato soprattutto alla festa di domenica, il Corpus Domini, il corpo e il sangue del Signore. Nel Vangelo Gesù dice delle parole molto semplici e chiare, belle, dirette e immediatamente comprensibili. Prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti. Poche parole chiare, come dicevo, che hanno un significato molto grande. Prendete prima di tutto, un verbo ben preciso, non dice contemplate, adorate, quello verrà dopo, quello verrà dopo, ma prima prendete, cioè prendimi fra le tue mani, voglio abitare lì, quella è casa mia, dove le tue, nelle tue mani che profumano di peccato, che sanno di infedeltà, che hanno il sapore dell'incoerenza, ma che hanno anche il desiderio di crescere, di camminare, di migliorare e di camminare insieme al Signore. Lì il Signore trova dimora, è lì che da, da queste mani vuole essere preso. Ed è una cosa che a me commuove, sapere che questo è il desiderio più grande di Dio, di stare tra le mie mani, di accettare di vivere tra le mie mani a volte, e poi anche di essere contemplato e adorato nel tabernacolo. Ma il primo mondo dove vuole stare sono le mie mani e per questo si è incarnato. Mangiatene tutti. Il desiderio di Gesù è quello di essere mangiato, di essere nutrimento per ciascuno di noi. Prima ancora che io dica ho fame, di qualunque tipo di fame, da quella fisica, quella morale, spirituale, relazionale, affettiva, il Signore mi dice: Sono io il tuo nutrimento, prendimi, mangiami. Uguale prendimi e bevi, cioè prendi il mio sangue, la mia vita, tutto ciò che ti racconta e fanne un racconto utile per la tua vita incontro a quelli che incontrerai. E allora. Credo che questa festività dica tante cose a livello liturgico, dica tante cose a livello teologico, di cui io non sono capace di farne un commento approfondito, ma dice delle cose soprattutto di una bellezza spirituale e umana grandissima. Il Dio nel quale noi crediamo è Gesù, vero uomo e vero Dio, che si fa carne, si fa sangue, cioè si fa pane, si fa vita per condividere la mia vita e per prenderla così com'è e farne diventare un capolavoro gradito a lui e agli altri uomini. Grazie allora a Don Angelo ci prepariamo questa festa e ci accorgiamo e ci impegniamo che parlare di comunione non può essere solo qualcosa di vago. Noi ci abbiamo provato anche 30 anni fa a dire che non ci può essere comunione se non si spezza il pane, come chiede il Padre nostro, se invece si distribuiscono armi. Per dirla in modo laico, Pertini diceva... Si svuotino gli arsenali, si riempiano i granai. Papa Francesco l'ha ricordato tante volte, ma in particolare a Pasqua del 2000, 2020 disse di pane e non di fucili abbiamo bisogno. E in questi giorni, ricordando anche la festa della Repubblica il 2 giugno, ricordiamo anche la Costituzione, che deve essere questo il pilastro, non la parata militare e La Costituzione ripudia la guerra. Noi ci salutiamo qui, augurando pace a tutti, a chi è vicino e che è lontano, uomini e donne. Ci vediamo venerdì prossimo con Non di Solo Pane. In the carpet, sinking.